Buongiorno a tutti, ho ancora sotto mano la settimana mistica 4713, vediamo cosa c'è di interessante. Di interessante tanto. Per esempio, adesso da un po' di tempo mi sono appassionato agli anarebus, vedo che c'è un bel anarebus, il primo, che devo ancora risolvere, e c'è una famosa opera che si custodisce a Napoli, che insomma mi ha incuriosito, però adesso ho solo i pennarelli, non ho la penna sotto mano e non risolverò. Invece c'è una pagina di Rebus dedicata ai mondiali di atletica. Vedete come gli autori in occasione di certi eventi si sbizzarriscono e creano dei giochi relativi all'evento che si sta svolgendo. Questa pagina così impostata ogni tanto viene preparata dagli autori della Settimana Mistica. Però questa volta, in questo filmato, ho pensato di proporvi l'aggiunta di estremi, così vediamo un po' anche i giochi che non compaiono spesso. Aggiunta ad estremi. Cosa può essere un'aggiunta ad estremi? A una parola aggiungo una lettera davanti e una lettera alla fine. Adesso non mi vengono subito degli esempi brillanti, ma per esempio mi è venuto tre. Se aggiungo una A e una O, viene Atreo. Atreo mi sembra che era un personaggio dell'Iliade, o comunque legato alla mitologia, un re, e adesso non riesco a dire meglio. Oppure Est, ecco, Est, con la parola Est, aggiungendo una lettera davanti e una lettera dietro, si può fare festa, o anche cesto o altre cose. Ecco, questa è l'aggiunta di estremi. Ah, ecco una bella, assai, speriamo che non sia questa la soluzione. Assai, cosa si può fare? Aggiungendo una M davanti e una A dietro, massaia. Ecco fatto. Adesso sperando che non sia questa la soluzione, perché queste sono due parole di 5 e di 7 lettere come questa che viene richiesta qui, proviamo a risolvere. Allora, aggiunta di estremi. Il bon ton, ecco questo è il titolo, tante volte è l'etichetta, infatti si dice a Maven, il mio amico genovese, l'autore Maraventano, l'autore di questo gioco. Il bon ton, tante volte è l'etichetta, infatti si dice bisogna seguire l'etichetta, bisogna seguire il bon ton, il velateo, no? Allora vediamo però, tante volte è l'etichetta, vedete in quattro parole ci sono due indovinelli, perché tante volte, vabbè si dice tante volte vuol dire spesso, in questo caso significa spesso, invece qualcos'altro, le volte sono anche in un colonnato ci sono le volte. E allora che parola possiamo dire di 5 lettere che indichi tante volte? È un porticato, un portico, e siamo sempre lunghi. Oppure le volte sono archi. Allora proviamo a vedere, siccome archi ha 5 lettere, se aggiungendo una lettera davanti e una lettera dietro riusciamo a ottenere la seconda parola. E l'etichetta. L'etichetta, abbiamo detto, è il galateo, no? Il seguire certe norme. Ma l'etichetta impressa su degli articoli che acquistiamo si può dire anche marchio. Ed ecco risolto il gioco. Tante volte è l'etichetta, tante volte archi, e l'etichetta marchio. Risolto anche questo, come tutti i giochi della settimana mistica che abbiamo sempre affrontato, e adesso ci prepariamo ad affrontare qualcos'altro. Ciao a tutti!